La grande arte. Questa sera abbiamo con noi una grandissima artista, Goti Lopez, che viene dal lontano San Salvador con la sua incredibile e bellissima arte legata ai volti, ai santi e all'introspezione degli occhi che riesce a portare sulla tela di questi immensi volti, immensi personaggi che ogni volta ritrae nella loro intimità introspettiva. Una grande pittrice dai grandi studi che è arrivata in Italia e ci racconterà come e in che modo percepisce la sua arte, il suo modo di dipingere e la sua pittura, spiegandoci questo significato di arte coi santi e sentendo da lei questo incredibile percorso partito dal suo paese di origine per arrivare in Europa e infine da Roma a Milano e viceversa. Adesso vediamo se l'artista si sta collegando con noi. L'abbiamo sentita qualche minuto fa in video WhatsApp e sembrava tutto perfetto, quindi abbiamo ancora 1 o 2 minuti. Vi ricordo che se volete rivedere le interviste di Schegge dell'Arte potete vederle sul nostro canale ufficiale YouTube oppure su tutti i social dove siamo presenti. Vi racconteremo anche a breve, come ho detto nella scorsa puntata, 2 nuovi format legati a Schegge dell'Arte. Uno è 7 minuti, dove cercheremo di raccontarvi la grande arte in uno spazio piccolissimo, di questi famosi 7 minuti, e l'altro è invece come spiegarvi ciò che sarà un nuovo ramo di Artemilo 1941 legato alla certificazione digitale di tutti coloro, artisti, pittori, scultori e fotografi che vorranno finalmente certificare completamente le loro opere, dando maggior sicurezza a se stessi e dando maggior sicurezza anche a coloro che poi le espongono e le vendono ai collezionisti, ai musei o ad altri mercanti e galleristi. Adesso vediamo se si collega anche l'artista. Intanto qualcuno si è già collegato e lo saluto in diretta e lo ringrazio già, e speriamo adesso di riuscire a collegarci anche con Goti Lopez, che ci racconterà questa incredibile avventura, questo incredibile viaggio fatto dal suo paese d'origine per giungere qui da noi a Milano. Potete sapere poi di più e di tutto sull'artista attraverso i suoi canali social, che sono Facebook, Instagram, LinkedIn, dove potrete ammirare anche le sue magnifiche opere d'arte. E adesso vedremo di poter dialogare direttamente con lei, così da poterci raccontare segreti, trucchi, impressioni, il suo modo di pensare la pittura, il colore, la sua persona, cosa pensa del mondo dell'arte che sta vivendo e soprattutto che progetti e che idee ha per il immediato futuro. Vediamo se adesso riusciamo a collegarci. Intanto saluto sempre col gesto della regina, che se dovrei far così, per coloro che si stanno collegando per ascoltarci. E vi ricordo che quindi a breve, a maggio, vedrete questi 2 nuovi spot di Artemilo 1941 legato al format Schegge dell'Arte, dove da una parte, per chi si fosse collegato adesso, ripeto, ci sarà modo, speriamo di riuscirci, di spiegarvi la grande arte in un piccolo tempo, che sono 7 minuti, e dall'altra parte invece spiegarvi cosa vuol dire digitalizzare le vostre creazioni, le vostre opere d'arte. Intanto saluto Flavio, che ci segue in maniera assidua e l'abbiamo avuto anche non tanto tempo fa in diretta live su Instagram,
grande fotografo del bianco e nero, ricordatevi di andare a curiosare anche la sua arte, e che ci ha permesso di scoprire un ulteriore mondo, quello della fotografia, e soprattutto quello della fotografia in bianco e nero, che sembrerebbe più semplice da realizzare, ma in realtà è difficilissimo. Adesso vediamo se si sta collegando forse l'artista, speriamo che ci riesca. Fino a qualche minuto fa, come sempre, era tutto perfetto, la telefonata è andata benissimo e come sempre con il live qualcosa deve accadere, se no non diventa divertente. Mi avvicino allo schermo perché ho i fari puntati come se fossi al concerto dei Rolling Stones, quindi faccio fatica a leggervi nelle scritte che state mandando o nei saluti che state facendo e quindi cerco di vedervi avvicinandomi allo schermo. Speriamo che adesso si colleghi. Nel frattempo ricordo che anche il prossimo mese, nel mese di maggio, ci saranno molte altre nuove interviste con grandi personaggi del mondo delle arti, del design. E speriamo anche da qui a poco di avere importanti personaggi del mondo della diplomazia per poter parlare ancora di più di come poter riuscire a creare sinergie tra i popoli e quindi poter portare la grande arte italiana e viceversa della nazione che potrebbe ospitarci attraverso i loro luoghi, i loro territori e i grandi musei che hanno a disposizione per mostrare la grande arte. Quindi speriamo di poter averli a breve qui live per poterli intervistare e scoprire e chiedere, informarci al meglio di come poter partecipare ed essere protagonisti nelle loro grandi nazioni. Speriamo che adesso si sia riuscita a collegare, vediamo se si collega. No, non è ancora collegata, forse ci sta cercando. Speriamo che ci riesca. Come sempre, i famosi 5 minuti, quasi 10 di rimando. Vediamo se trova il modo di mandarci un segnale di collegamento, vediamo se riesco a vederla. Eccola qua. Adesso l'ho vista. Vediamo, dovrebbe l'illusionismo, il teatro, il cinema. Eccomi, mi ha scritto e quindi dovremmo farcela. Ecco qua. Una, due e tre. Ciao! Ciao! Record! Abbiamo battuto il record di avvicinamento al live con meno problemi possibili. Sei Ecco. sotto i 5 minuti, è incredibile, ce l'abbiamo fatta! Bene, bene, sono contenta. Bene, anche noi, perché il dramma di chi vi deve presentare, cioè il sottoscritto, che quando passano i minuti poi non sa più che cosa raccontare a coloro che sono collegati, ma io lo so che vi siete messi d'accordo per far sì che io possa fare enormi figuracce. Dovevi imparare a memoria tutto quello che ho fatto, così avevi tempo. Guarda, l'ho imparato, ho studiato, ho fatto i compiti. Però ti posso garantire che quando l'ospite non c'è, poi hai voglia di raccontare le cose alla gente, e rimani Sì. fregato. Hai ragione, Allora, hai ragione. abbiamo qui Gotti Lopez. Non ho detto l'età, perché di una signorina e una signora non si dice, però vi dico che è giovanissima. Andate Complimenti. sui social a scoprire di che anno è. Io lo so, Ecco. ma non dirò mai neanche sotto tortura cinese. Però Va bene. possiamo dire che lei dà, prendendo spunto dalla vostra santità, ok? Che dice vengo da un posto molto lontano,
ai confini quasi del mondo, anche tu non scherzi, perché il Ecco. tuo paese d'origine El Salvador. è? Spiegaci bene cosa di bello ti ha portato da una terra così stupenda del Centro America ad attraversare tutto l'immenso oceano per arrivare a Milano. Beh, in realtà è l'arte, l'arte. È la mia grande curiosità per vedere tutto quello che avevo studiato, storia dell'arte nel mio paese, mi ha portato a spingermi oltre e avere questa grande curiosità del vecchio continente e di tutta quella ricchezza culturale che avete voi qua in Italia, che per il resto del mondo è davvero un patrimonio in realtà, no? E quindi mi ha spinto a questo, volevo vedere con i miei propri occhi tutto questo che avete, che ancora non ho finito di vederlo perché è veramente tanto, quindi ne ho per molti anni. E così sono rimasta perché ho capito che sicuramente era un posto dove io potevo crescere ancora un po' di più. Quindi i tuoi studi universitari, nel momento in cui hai iniziato a leggere la storia dell'arte, hai scoperto che a un certo punto, come tutti i grandi esploratori, va bene studiare, ma bisogna toccare e vedere con mano. E quindi hai deciso e sei partita per venire a vedere la vecchia Europa, la sua grande storia, i millenni di storia che sono stratificati uno sopra l'altro in maniera continua, e quindi ti sei trovato praticamente in un immenso tesoro. Com'è Sì, stata la enorme. prima volta che hai iniziato a girare, non so, in Francia oppure in Italia? Cioè, le tue prime sensazioni? Allora, io, vabbè, la prima cosa che ho fatto è quello sicuramente che fanno tutti i turisti che vengono per la prima volta in Italia. Ho visitato Venezia, Roma, cioè proprio i punti quelli, come dirti, più conosciuti nel resto del mondo, no? E per me è stata una bellissima esperienza. Mi sono fatta una specie di infarinata così generale, per poi comunque rimanere un po' come base qua in Italia, ma ho esplorato anche l'Europa, no? Ho fatto, vabbè, poi ne parleremo magari, ho fatto qualche mostra anche nel Principato di Monaco, a Parigi, a Lione, in diverse città europee, e questo mi ha reso Milano come punto di abitazione un punto strategico, perché da lì io mi potevo muovere, no? Quindi era Certo. molto, molto interessante per me questa ubicazione. Quindi hai avuto Milano, ce l'hai come campo base, se Sì. usassimo un gergo sportivo dell'alpinismo, no? Campo base che ti permette, essendo una metropoli sempre in continuo fermento, quindi che porta e dà novità su tanti settori, ti permette di essere sempre ultra aggiornata, ma allo stesso tempo di raggiungere velocemente molti stati d'Europa e non dell'Europa, proprio per la sua ubicazione centrale sul vecchio continente. Quindi Esatto, questo sì. è un vantaggio per te. Sì, molto. E poi devo dire che Milano l'ho conosciuta negli anni successivi perché io ero più spinta verso le altre città italiane, europee, e Milano l'ho riscoperta pian piano vivendoci, no? Quindi ho capito anche tante cose di Milano, l'ho Certo. rivalutato moltissimo, no? Perché per me all'inizio era solo una città industriale, sì, la moda e tutto questo, però è diverso quando tu ci vivi e respiri l'ambiente dell'arte, del mondo della cultura di Milano. Ci sono dei fan che ti dicono sei l'orgoglio della tua nazione. Grazie, i miei fan sono fedeli. Vero, perché la tua grande arte è che possono ammirare tutti. Si spera a breve, finalmente, nuovamente
dal vero in presenza, ma nel frattempo potete andarla a mirare, come Vediamo. dicevo, sui social, su internet, e quindi capire la potenza pittorica del colore di quest'artista che abbiamo qui stasera e il privilegio di poter intervistare. Stavi parlando effettivamente di mostre che tu hai fatto, come ho potuto leggere e guardare con calma, nel Principato di Monaco, molte in Francia. Poi hai iniziato dalla tua nazione con Sì. importanti eventi artistici e poi sei arrivata in Italia, ma soprattutto differenze o uguaglianze nel fare mostre in questi diversi paesi. Come le hai vissute? Cioè, ci sono grosse differenze oppure tutto sommato l'arte riesce a legare tutto e a sfumare tutto? Allora, si parte comunque da una conoscenza generale nel mondo dell'arte, soprattutto a livello di mostre, di montaggio, queste cose qua, ma comunque ci sono delle differenze proprio di ogni città, potrei dire, non di ogni nazione, no? Quindi ti trovi davanti a diverse modalità, anche sicuramente modi di fare diverso. Culturalmente e artisticamente diversi, Certo. quindi questo ti crea anche una visione più ampia delle cose, no? Non ti abitui a fare solo come fai te, quindi ti adegui anche a come fanno gli altri, impari molto anche. Quindi riesci, grazie alle tue mostre e incontrando popoli diversi e nazioni diverse, riesci quindi a tenere una visione molto più ampia e quindi riuscire ad imparare anche usi, costumi e tradizioni, modi di fare di popoli che molto probabilmente si muovono in maniera diversa da quello che pensi nel momento in Certo. cui decidi di fare una mostra in quel paese. Certamente. Nel Principato di Monaco come è stato? Visto che tutti hanno sempre l'idea del Principato di Monaco come un qualcosa di molto di elite, molto al di fuori dal sistema della normale vita terrena. Beh, sì, in realtà è stata una mostra effettivamente di alto livello. Perché questa mostra era stata organizzata anche dal principe Alberto di Monaco, quindi era veramente un evento importante, soprattutto perché era una mostra che aveva come ospite anche il presidente della Repubblica del mio paese, no? Quindi è stata un'occasione anche molto istituzionale. Come uno scambio reciproco fra Principato di Monaco e il mio paese, in quell'occasione hanno scelto delle pittrici donne, questo è stato anche molto, molto importante. E, è stata una bellissima esperienza perché comunque entri in un ambito completamente diverso, cioè son visioni dell'arte molto diverse, però che comunque secondo me è importante perché riesci a portare cultura in tutti gli ambiti, secondo me, no? Non bisogna limitarsi ad alcuni ambiti, bisogna essere aperti A tutto. a Un'altra tutto. domanda che ti faccio io invece diretta, perché avendo gli artisti in vita, e quindi la cosa più bella è chiedere a loro direttamente di spiegarci dal vivo, in maniera semplice per noi comuni mortali, come spiegheresti se ti trovassi improvvisamente davanti a dei bambini facendoti la domanda, ma perché tu dipingi così? Beh, se... Spiegare la tua arte a noi come se avessimo 8 anni, 9 anni. è semplice perché comunque ognuno ha un suo modo di fare, un suo modo di vedere le cose, di sentire, quindi io faccio come mi piace, così. Semplicemente così. Anche il motivo dell'ispirazione delle mie opere. Di solito è sempre molto spontaneo. Sono molto su questa cosa, sono molto di pancia, per così dire, no? Mi piace
fare le cose che veramente mi creano ispirazione. Raramente lavoro a progetti che non mi appartengono, perché considero che la fonte di ispirazione sia molto importante e comunque guardare dentro è anche altrettanto importante, no? Quindi l'arte deve avere un'ispirazione molto, molto profonda per riuscire a sopravvivere in questo mondo, perché se no, sai, nell'arte ci sono tante difficoltà anche, no? Quindi se non parti da una base forte, profonda, fai fatica. Fai molta fatica, quindi ci vuole molto studio, molto nell'approfondire la materia, sia del disegno che del colore, delle tecniche, per poi giungere a un qualcosa, se uno ci riesce, di proprio, di suo, che arriva dal suo intimo, dalla sua anima, dal suo modo di essere. Il colore quanto è importante nelle tue opere? Perché lo vediamo molto pastoso, molto importante, con una pennellata anche decisa nel dare l'espressione a questi volti, a questi soggetti. Quindi quanto ci hai lavorato, su quanto ci lavori nel pensarlo? Beh, non lo penso, il colore non lo penso, l'ho avuto fuori, ecco. E questa cosa, secondo me, lasciare un po' questa specie di istinto del colore in ogni artista è importantissima, perché ognuno ha una sua gamma cromatica, no? Che ti rappresenta. E poi il colore non sempre è lo stesso. Io riconosco i miei periodi della mia produzione artistica anche attraverso il colore, perché cambiano e continuano a cambiare. Io sono passata magari del colore totale, senza limiti, ad avere una produzione anche monocroma in certi momenti, no? Quindi il colore per me fa parte di quell'espressività che ti indica anche il momento che l'artista sta vivendo, no? È molto anche autobiografico. Quindi attraverso il colore si può dire che potremmo intercettare un momento di fase della tua vita che, rivedendola eventualmente un domani, da qui a 50 anni, in una grande retrospettiva museale, potresti, come dire, rileggere momenti della tua vita passata e raccontarceli immediatamente. Esattamente, che molto gli stati animici del momento, no? E anche le cose che succedono intorno a te vengono riflesse dal colore, il colore come strumento di espressione, di linguaggio, non solo l'immagine, no? Ma anche il colore, io lo sento molto. Poi io sicuramente parto da una base molto più intensa, visto le mie origini. Certo. Perché comunque io ero circondata di questi colori, di questa natura, che erano veramente così, non era esagerato, no? Perché a volte si tende a pensare che sia un po' un'esagerazione del cromatismo, invece no, cioè io ho vissuto in una terra coloratissima, quindi l'Europa mi ha anche influenzato in questo senso. Io nel trascorso degli anni sicuramente ho riflettuto molto bene il mio cambio di ambiente, di paese, di cultura, no? E questo è sommamente interessante, secondo me. Quindi si può dire che i due mondi così lontani, divisi da questo immenso oceano, hanno anche capacità cromatiche così diverse e nel tempo ti hanno portato anche a un'ulteriore visione di gamme di colori diversi, di sfumature magari più lievi rispetto a colori più forti, più intensi del tuo paese di origine. Sì, e io considero che comunque questa cosa del colore è un po' ciclica. Sai, questo lo riesci a riconoscere dopo magari anni di lavoro, no? Perché all'inizio non capisci dove sta andando il tuo processo artistico, no? E quindi la ciclicità in me parte dal colore totale, pian piano fino al monocromo e così via, per riiniziare colore totale. Pian piano monocromo, ma in una
chiave evolutiva, non si ripete, si Non si ripete, evolve. evolve. Esattamente. Come? In che fase sei? Più verso il monocromo o verso comunque colori più caldi, accesi, come ti La muovi? mia ultima produzione è stata un'esplosione di colore, sicuramente, e anche molto più astratta. E questa è un'altra costante interessante, perché io mi considero un'artista quasi figurativa totalmente, no? Sì, Ma certo. ho anche queste fasi completamente astratte, che secondo me sono anche come in funzione del colore che ti dicevo, Certo. come passi e stadi che tu percorri e che hai bisogno comunque di staccare dalla figura per Sì. poter di nuovo avere quell'ispirazione lì, no? E soprattutto per poter man mano crescere, facendo una ricerca che un domani chissà dove ti porterà, insomma. Un Certo. po' come tutti i grandi artisti, in questo caso seguendo il tuo cromatismo e la tua squadrettatura verso l'astratto, può ricordare una specie di strada di ricerca che fu quella di Paul Klee. Quindi da un figurativo molto carico, ma espressionistico, post-espressionistico, a quasi un astratto per quadrati. Quindi Sì. chissà mai, sarà divertente vedere fra 30-40 anni dove sarai arrivata, insomma. Grazie. Davvero, sono curiosa. Anche noi. Un'altra sfumatura che tu hai nel tuo immenso, vasto ciclo pittorico è la raffigurazione, ti hanno soprannominata anche la pittrice dei santi. Questo è un Vedi che titolo siamo. importante, non so se me lo merito, però qualcosa è successo, Sì. quindi. Ci puoi raccontare meglio che cosa vuol dire essere considerata la pittrice dei santi? Perché insomma, è un bel peso da portare sulle spalle, eh? Aspetta, veramente, io sempre. Allora, ascolta, io questa cosa dell'arte religiosa ho sempre un po' sfuggito all'arte religiosa, però si vede che era il mio destino, non potevo farne. Quindi, Andavi a destra, ma lei ti rincorreva comunque. Tu andavi a sinistra e faceva lo stesso. Insomma, no, sì? non c'è modo di. Si vede che fa parte di te comunque. Certo, e sicuramente c'entra molto anche la mia cultura, la mia origine, quindi io in realtà, vabbè, qualche opera sacra l'avevo già fatta nel mio paese su incarico, ma Sì. non avevo mai voluto intraprendere questa strada o dedicarmi solo completamente a questo, perché, come avrai capito, io non mi metto limiti anche nella produzione artistica, quindi non voglio avere dei limiti, no? Però è capitato anche di fare queste opere su un nostro arcivescovo martire, che non so se lo conoscete, molto famoso negli anni Ottanta, Monsignor Romero, che adesso il Papa Francesco 2 anni fa lo ha canonizzato, no? Quindi in occasione di questa importante ricorrenza, non solo per il Salvador, ma per America Latina, perché è un santo molto amato in America Latina, ho avuto l'opportunità di fare un paio di ritratti su questo personaggio, e per me è stato un momento speciale, perché, sai, magari tu lo fai un quadro religioso per incarico, però è diverso quando ci metti veramente qualcosa di tuo, qualcosa di tue origini, qualcosa della tua cultura, no? Che la senti proprio forte. E io fortunatamente avevo avuto anche l'occasione di conoscere questo personaggio. Io ero Bene. molto piccola, ero piccolissima, però i miei genitori lo conoscevano e lo frequentavano, quindi ho avuto questa cosa in più di sentire molto vicino il personaggio, di quasi di conoscerlo, no? Quindi l'opera è riuscita molto bene. Infatti, quest'opera è stata consegnata al Papa Francesco a Roma. E un'altra è stata anche messa in una chiesa di Roma. Quindi quella è stata, diciamo, come la mia prima esperienza importante in arte sacra. Poi dopo di questa, e grazie a questa esperienza, Sì.
venute altre anche a Milano, quindi è stata praticamente una successione di eventi, una Diventi. cosa ti porta all'altra, no? Quindi a partire di questo quadro in Vaticano ci sono stati altri movimenti e uno di quelli che ti dicevo è quella di la palla d'altare di Santo Stefano Maggiore di Milano, che lì ho rappresentato. Appena potete andate a vederla perché Sì? vi prende. Io ci sono stato senza dirti niente, Ah, comunque questo non sapevo. ci sono stato perché comunque ti seguo come seguo tanti artisti, ma mentre sono in giro, se faccio un collegamento mentale mi infilo dentro. E c'era anche la messa nel frattempo, quindi figurati, mi hanno visto malissimo perché io non sono entrato come fa il turista, no? Entra, fai il giro. Turista. Sì, e comunque quest'opera è stata anche un'esperienza che mi ha fatto rivivere sicuramente cose di altri tempi. Lavorare con la Chiesa in questi tempi ti dà una sensazione particolare, come andare un po' indietro nel tempo, soprattutto perché quella è una chiesa antica, no? Diverso quando tu fai un dipinto per una chiesa moderna, anche il dipinto è di adesso, cioè deve rappresentare proprio lo stile. Invece lì, essendo una chiesa molto antica, con degli stili precisi, dovevi essere anche un po', diciamo, coerente con il resto delle opere che c'erano dentro. Chiaro. Quindi, grandissima sfida perché non devi cercare di imitare le opere che ci sono già, non devi cercare di imitare i grandi maestri, ma devi cercare di far parlare la tua opera con quelle altre, no? Che distano di secoli. E quindi impegnativissimo, però a me piacciono quelle sfide, cioè quando mi mettono delle cose difficili io sono ancora più stimolata, no? E Certo. magari più sono i paletti che hai, più secondo me la creatività deve esprimersi e cercarla di farla uscire da dove riesci, no? Da mettere il tuo zampino nel punto meno magari preciso, però comunque cercare di dire la tua anche attraverso queste opere, no? E Questo come facevano anche nella storia, no? quando Dell'arte del libro. alla fine della fiera si sono Esatto. sempre cimentati avendo a fianco già i grandi che erano arrivati e in qualche maniera dovevano riuscire a stare al loro pari senza essere dei copioni, ma al loro tempo dimostrare che anche loro potevano dire qualcosa. Quindi stai seguendo niente di più e di meno che la storia segnata già dai grandi del passato. Certo, in questo caso, sai, anche la conoscenza un po' della fede cristiana è molto importante perché non puoi andare a parlare di qualcosa che non sai o non conosci. Non puoi limitarti solo a riprodurre una cosa grafica. Devi comunque parlare con simboli in queste opere e devi anche dare un contributo. Non limitarti solo a raccontare la storia attraverso il dipinto, ma dare te come artista un contributo anche a livello teologico, come in questo caso. Io ho fatto questa palla d'altare su Santa Maddalena di Canosa, una veronese. Ho fatto molta ricerca sulla sua vita, Certo. su tutto il suo operato, anche su tutti i suoi ritratti che nei secoli sono stati fatti, no? E anche su il simbolo della fede che la rappresenta. E siccome io non ero contenta, non ero soddisfatta di quello che avevo trovato Sì. dai simboli che la rappresentavano, ho fatto anche questa cosa in più, questo passetto in più.
ho scelto io un simbolo che a mio modo di vedere era quello giusto per lei. E quindi tu non so se l'hai visto bene questa santa, gli ho fatto in mano il suo simbolo che era la fiamma di fuoco, perché lei parlava del fuoco della carità, no? Quindi mi sembrava, diciamo, l'elemento quello teologico adatto a lei. Fino adesso nessun altro pittore lo aveva considerato, perché di solito le mettevano il giglio, che ne so, il libro, la croce, Sì, questo però. giravano spesso e volentieri, erano quelli. Tu invece hai preso Esatto, spunto da quello che lei predicava, che diceva nelle sue. esattamente, perché comunque aveva più senso per me, e meno male il parroco della chiesa era d'accordo, no? Perché è stata una sorpresa che gli ho fatto. Vabbè, certo, se l'ho trovata lì, Gliel'ho con la fiamma in mano, ho detto. detto a quadro compiuto, gli ho detto: guarda, Don, io ho fatto questo simbolo, dimmi te. Foto, poi vedi tu se ti va Non mi bene. scomunica. No, anche perché aveva capito che avevi studiato a fondo il personaggio, la santa, e quindi a sua volta lui, da grande studioso di teologia, ha capito immediatamente del perché tu gli avessi messo il simbolo della fiamma. Esattamente, quindi sono quelle cose che secondo me fanno la differenza, no? Cioè, Certo. devi impegnarti di più, un pochino di più. Certo, assolutamente. Adesso che forse finalmente, piano piano, speriamo, incrociamo le dita, si riesce a tornare tra qualche mese a una pseudo normalità. Progetti nel prossimo futuro che magari hai dovuto congelare causa Covid, oppure che hai in mente di poter realizzare da qui fine 2021, inizio 2022? Hai in mente qualcosa di particolare nel frattempo? Tantissimi, io sono rimasta con un arretrato enorme che non lo so negli anni successivi come farò, ma comunque mostre sicuramente all'estero ce ne sono in sospeso diverse, anche importanti, e quindi quelle bisogna pian piano farle, no? E poi anche i proietti artistici, anche di carattere sacro, come parlavano prima, no? C'è il progetto dell'intera Via Crucis della Basilica che mi è stato affidato per parte della Commissione della Curia Milanese, quindi anche quello è un grande progetto che dura qualche anno, eh. Sono 14, sì, sono 14 dipinti che dovrei fare a breve, quindi oddio, sono tante le cose in realtà, perché io comunque continuo a fare anche altre cose insieme a queste, no? Perché ho tanti interessi, ho tante motivazioni, ispirazioni, quindi mancherà il tempo sicuramente per fare tutto questo. Cercare di recuperare il tempo che è stata ferma a livello, Certo. diciamo, pubblico, perché poi a livello di studio sei andata avanti comunque a produrre la tua arte e a pensare all'evoluzione di quello che poi potrai esporre. Quindi una Certo. giornata normale, tra virgolette normale, tua, quando inizia e come si svolge? Così facciamo capire meglio a chi vuole fare l'artista in che macello si va a infilare. No, ma in realtà la giornata in studio almeno 8 ore, cioè come un lavoro, no? Perché quando lo fai come professione diventa anche un lavoro, non solo un passatempo, una tua passione. Meno male che in questo caso si uniscono le due cose. Io cerco di mantenere anche questa, come dirti, leggerezza, questa parte ludica, anche divertente del mio lavoro, perché se comincia a essere solo un lavoro, magari ti passa la voglia, perché Certo. io devo sentirmi anche stimolata, anche divertirmi facendo quello che faccio, quindi Sì, la vostra fortuna è che essendo nel mondo dell'arte e facendo arte è un lavoro che diventa una missione, un hobby che si trasforma in un lavoro, insomma, è un continuo susseguirsi di cambiamenti.
durante tutta la giornata, il corso di una settimana e via così riscorrendo nel tempo. Quindi fai mediamente 8 ore di studio, La giornata ideale è quella, sì. bella, e più o meno il tuo modo di rilassarti una volta che stacchi dal cavalletto, dalla pittura, dai colori, cosa fa Gottilofer? Va a Beh. che va al mercato, si mette le cuffione giganti, ascolta musica metal, non lo so. No, vabbè, faccio le cose che fanno tutte le persone. Sopravvivenza, no? Le cose di sopravvivenza e poi, vabbè, in questo periodo, oddio, devi limitarti a fare cose con internet, con la televisione perché non puoi uscire. Certo. Però a me piace molto anche, che ne so, gli altri rami dell'arte, che ne so, andare a vedere un'opera di teatro, un concerto di musica, tutte queste cose che adesso mancano, no? Quindi occupi il tempo in questioni alternative, magari che non c'entrano niente con l'arte, anche vederti anche una serie TV, per così dirti, no? Delle cose che ti servono un po' per liberare un po' la mente, per certo. In modo tale che riesci a rilassarti e quindi a ricaricare le batterie. Certo, ci vuole anche quello, ci vuole anche quello. Adesso, quest'ultimo mese, il ciclo di opere o quello che ti è venuto fuori, su che cosa ti sei ispirato? Allora, io mi sono ispirata su una questione abbastanza diversa, era sul senso dell'infinito visto da tanti punti di vista, anche dalla scienza, no? Quindi esprimere attraverso queste opere astratte il senso dell'infinito, della progressione, dell'evoluzione. Era una cosa che mi ha affascinato molto nell'ultimo periodo, no? Come ti dicevo, in quel processo, quel percorso un po' di allontanante ogni tanto dal figurativo, dialogare con questa C'è un le momento di cose che blocco, non vai avanti. riusciamo ancora a capire completamente, no? Quindi lavoro tutto nuovo, tutto stimolante per me perché cambiare tematica a volte aiuta moltissimo. E poi sono opere monumentali che non hanno una fine. Questa è la parte interessante, che ogni quadro Sì. che fai fa parte di un unico quadro che diventa grandissimo all'infinito. Quindi più quadri unisci. E sono intimamente relazionati, ma sono anche singoli. Quindi una specie di lavoro completamente diverso che fino a tutto quello che avevo fatto prima, no? Magari passare dell'opera piccola. Quindi un domani potrebbe essere anche divertente richiamare tutti i collezionisti che hanno avuto una singola opera di questo filone per riunire tutte le opere in un unicum, Sì, un grande puzzle gigante, esatto, un'opera unica che esatto, spiegherebbe il senso completo del tuo progetto. che così grande diventa veramente monumentale, bellissimo, impressionante, perché come un mosaico, sempre quel colore la Sì. fa da protagonista e diventa come una specie di enorme mosaico, ma in movimento. Perché non è un astratto rigido, no? È proprio un astratto in movimento. Quindi ho avuto tanta ispirazione anche sulla proporzione aurea, tomando come base queste cose qua. Ho mischiato tante cose in realtà, tante cose che mi affascinavano, che erano lì, che mi giravano nella mente. Poi un giorno ho deciso, ho buttato tutto fuori. Insieme è venuta fuori questa cosa qua che mi è piaciuta molto come esperienza e continuo un po' su quel filone ancora adesso. E quante tele saranno alla fine? Beh, non mi metto un limite, in realtà io finisco di dipingere una serie fino a quando sento che non ho più niente da dire, quindi può durare anche diversi anni.
Comunque già una parte di queste opere è stata messa in mostra adesso in periodo di pandemia, fortunatamente in Bruxelles, tramite l'ambasciata del Salvador ha fatto questa mostra e nonostante il Covid sono riusciti a fare questa mostra che è itinerante in realtà, quindi dovrebbe visitare diverse città europee, spero anche Milano prima o poi. E quindi alcune di queste opere sono già in giro In giro. come un'anteprima, sì, come un'anteprima di questa nuova fase Quindi, della mia vita. prima o poi riusciremo in qualche nuova città senza più pandemia ad andarcela a vedere in presenza, così almeno il pubblico potrà ammirare dal vero, che è molto meno, insomma. È sempre più Sì, interessante assolutamente. andare a Assolutamente. vedere dal vero, perché poi questa grandissima tecnologia ci aiuta ad avvicinare le distanze, come sta accadendo stasera, ed è bellissimo perché Molto. è incredibile questo modo di dialogare che se uno pensa solo a 15 anni fa, 20 anni fa, era fantascienza pura. Lo potevi vedere nei film o leggerla nei libri di astrofantascienza. Oggi è realtà. Quindi bellissimo tutto quanto, però l'arte poi ci sono molte cose che bisogna vedere dal vero per potersi effettivamente emozionare. Quindi Esatto. adesso, appena ripartirai, sarai straprese da 30 Ecco. giorni. Tante cose, sì, in realtà sì. Ci sono tante cose da recuperare, tante cose da fare, quindi Quindi è a tanto. ciclo continuo, H24, 7 su 7. Dopo mi esaurisco, no, no, devo anche riposare, quindi tranquillo. Faranno correre come un gatto dopo. Sì, no, 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 guarda. Va bene tutto, ma un po' bisogna anche, non bisogna esagerare, se no dopo non abbiamo più la forza. Di stare in piedi. Va bene. Noi nel frattempo salutiamo tutte le persone che si sono collegate fino adesso. Noi ricordiamo che potete vedere questa grande artista su tutti i social, perché poi sei un po' ovunque, anche tu, su Telegram, Instagram, Facebook e via così riscorrendo. Basta su Google, digitate nome e cognome e trovate di tutto di lei e potete scoprire anche cose per chi magari abita a Milano o a Roma, poter andare a vedere delle cose, si può dire quasi a chilometro zero, e quindi già capire dal vivo come dipingi, che cosa pensi e qual è il tuo stato d'animo nella pittura, ma soprattutto speriamo di rivederti a un'inaugurazione, così da poterci a salutare dal vivo e due ammirare veramente dal vero la tua grande arte colorata, che dà forti emozioni perché diventa un tutt'uno con lo stato d'animo dell'osservatore quando ci si trova davanti a un tuo dipinto. Certo, e speriamo a presto. Noi nel frattempo ti ringraziamo di questa mezz'ora e passa passata con noi. Abbiamo scoperto qualcosa di più di te, soprattutto abbiamo cercato, almeno speriamo di essere riusciti a far capire meglio qual è la tua arte, la tua pittura. Per chi non avesse potuto seguirci stasera, potrà tranquillamente rivederlo in replica fra qualche ora su tutti i social. Noi ti salutiamo, ti ringraziamo, ti lasciamo riposare. Grazie, grazie a voi per l'opportunità, per lo spazio e anche per il lavoro che fate come associazione, che è molto, molto interessante e in periodo di pandemia soprattutto di più, no? Aiuta a portare l'arte a casa. Ci proviamo, come sempre ci mettiamo il massimo e speriamo di riuscire a fare il meglio che possiamo con molta umiltà. Io ti ringrazio ancora di essere stata con noi, buona serata, buona settimana e speriamo a breve di incontrarci per prendere un caffè a Milano. Certo, volentieri. Grazie, saluti a tutti. Buonanotte. Buonanotte, ciao! Ciao, ciao. Ciao!